temi dell'umano. La narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Il tempo delle feste natalizie è quello di tante tradizioni, fra cui anche i cartoni animati che nel cinema e in televisione vengono ridati continuamente, sia quelli più vecchi che quelli più attuali. Ne parliamo con Valeria Arnaldi, che all'evoluzione della donna secondo Disney ha dedicato un libro edito da Ultra dal titolo In grazia e bellezza. Io dedico grande attenzione all'animazione, considerandola più che come una, diciamo, peculiare sezione del cinema, proprio come uno dei linguaggi di espressione del contemporaneo. Quindi lo analizzo anche come sintomo e testimone di quello che ci sta accadendo, e dall'altra parte quello che mi interessa raccontare spesso è anche poi l'evoluzione, appunto, della società e della condizione femminile. Quindi i due temi, diciamo, si incontravano non solo per le accuse che sono state mosse anche recentemente, perché le ricordate Meryl Streep appena 2 anni fa a Walt Disney di essere un sessista, ma anche perché il tema della principessa disneyana è in realtà un tema con cui si sono confrontate e si confrontano le generazioni che lo hanno preso come modello, che poi a un certo punto hanno cominciato a contestarlo proprio perché imponeva una visione maschile, un modello immaginato dall'uomo per la donna. Veniamo proprio ora a Mr. Walt Disney. Come esce fuori dalle tue ricerche il suo rapporto con le donne? Il rapporto di Walt Disney con le donne è un rapporto particolare, perché formalmente è sempre stato detto, lo hanno detto anche alcuni suoi collaboratori, più che altro, diciamo, come battuta, ma poi è stata riportata nel tempo come se fosse una critica, un rapporto piuttosto conflittuale di una persona che delle donne non si fidava. In realtà Walt Disney alle donne doveva moltissimo, perché era stata la madre a dargli la possibilità di andare in Europa quando lui aveva voluto fingere sulla sua età per poter partire, era stata una donna a dargli la possibilità di portare avanti il suo primo lavoro importante dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi alle donne aveva guardato molto, e in fondo delle donne subiva il fascino non solo, ovviamente, come si potrebbe pensare guardando alle principesse, diciamo, soltanto esteticamente per la loro femminilità, ma anche nel talento, perché lui stesso aveva promosso sul campo determinati talenti femminili in un'epoca in cui l'industria cinematografica alle donne non guardava più di tanto, e la stessa Disney era accusata di non dare spazio. Ovviamente era un uomo del suo tempo, quindi anche legata a quelli che potevano essere gli stereotipi della donna del tempo, che ha portato nelle sue principesse, cioè Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata, raccontano una donna precisa, una donna che comunque è moglie e madre, non una donna battagliera, determinata. Diciamo che ai giorni nostri questo modello soffre un po' di oscillazioni, no? Da un certo punto di vista c'è anche un po' di nostalgia per il passato, però c'è un futuro che comunque si avvicina e va avanti. Ai giorni nostri a un certo punto si è cominciato a capire che questo modello era molto stretto e che andava contestato anche in maniera evidente. La stessa Disney ha cercato di staccarsi tantissimo creando delle eroine che fossero più indipendenti, quantomeno, non così legate all'uomo. Penso ad esempio a Mulan, che in fondo diventa protagonista della sua storia, cambia completamente quello che è il suo destino e si fa salvatrice del suo popolo. Ovviamente per farlo deve vestirsi da uomo, e quindi questo apre tutto un altro filone interpretativo, però diciamo che comunque è un'eroina diversa rispetto a quello che poteva essere La Bella Addormentata nel Bosco, che in fondo aspettava di essere salvata. Penso soprattutto, forse il caso più interessante è quello di Frozen, dove addirittura il principe azzurro non esiste più, nel senso che il principe azzurro si rivela poi in realtà il personaggio negativo e è una sorella che salva l'altra. Possiamo arrivare anche all'ultimo film, anche a Oceania, dove in fondo non solo è la protagonista che è più innovativa, rivoluzionaria, ribelle, determinata e forte degli uomini, ma è sostanzialmente supportata da tutta una linea al femminile, che sono prima la madre e ancora prima di lei la nonna, in maniera anche più forte ed evidente. Il problema, se di problema si può parlare, è che in questo tentativo di dare spazio alle donne di fatto si è schiacciato l'uomo, cioè non si è creato un reale equilibrio, perché questa sorta di tentativo di dare più spazio alla donna si è trasformato veramente in una rivalsa in cui le parti sono state quasi invertite, quindi di fatto si è creato un altro stereotipo.